Nuova puntata di Klaus Condicio, questa puntata non per colpa del nostro ospite farà discutere, perché noi la manderemo in onda, la registriamo oggi che è giovedì, così lo stiamo scagionando completamente, ma noi la manderemo in onda sabato mattina, violando le regole della par condicio, che peraltro per internet non esistono. Il nostro ospite è un ospite affezionato, l'onorevole Maurizio Gasparri. La prima domanda. Buongiorno onorevole. Buongiorno, su internet si può, parliamo perché internet è libero. È libero. Senta, mi risulta che però volete un po' regolamentarlo, le risulta il vostro governo, non subito ma in programma, è giusto? Erano state introdotte norme già nel passato sulle direzioni responsabili per evitare che non ci fossero dei riferimenti. Io credo che ci siano delle regole da introdurre, ma il bavaglio alla rete è tecnologicamente e moralmente impossibile. Diciamo che chi fa informazione è giusto che dia le sue, come dire, coordinate, come per un giornale, come per una radio, come per una televisione. Però posso dirle una cosa: i più pesanti attacchi al presidente Berlusconi di qualsiasi genere, parolacce sulla vicenda Noemi eccetera, sono usciti sulla rete. Non è che l'avete un po' sottovalutata, perché lì sono uscite di tutto, accuse pesanti e... Ma guardi, io anche sono abituato con la rete a ricevere ogni giorno decine e decine di mail, ci sono quelli che ti incoraggiano, che ti applaudono, ci sono anche quelli che non sono d'accordo o ti dicono anche una parolaccia, ma alla fine voglio dire, sarebbe bene che ciascuno si firmasse, questo sì, l'anonimato a me non piace, che a volte può essere la copertura offerta dalla rete, uno dice quello che pensa, però si assume la responsabilità di quello che dice. Senta, quindi lei mi conferma, non avete un programma di regolamentare, tranne la violenza dove vi siete già mossi eccetera, su YouTube eccetera, non avete in mente di introdurre qualcosa, qualche regolamentazione entro la legislatura? No, noi vogliamo contrastare i fenomeni di pedopornografia, ci sono delle regole, se ne serviranno altre, le introdurremo, perché l'uso furbo della rete non va consentito, ma al di là di regole di questa natura non credo che dobbiamo mettere dei limiti. C'è tutta la discussione semmai sul pagamento di alcuni contenuti, ma questo è un tema degli editori, ma poi sarà il mercato a decidere, perché se io trovo gratis molte cose non avrò interesse a pagarne altre, se invece alcune sono di particolare pregio saremo tutti disposti a pagarle, lì sarà il mercato a fare la selezione, non le regole. Senta, lei ha sempre detto la RAI è più contro di noi che a nostro favore, è stato sempre un suo leitmotiv, onestamente e coerentemente lei ha sempre sostenuto questo. In questa campagna elettorale, mi scusi, la RAI diciamo così ha dato spazio a voi ma anche all'opposizione, insomma c'è allora la favola che voi occupate tutti gli spazi o no? Guardi, non è vero, perché per quanto riguarda i telegiornali, l'informazione, ci sono i controlli delle autorità preposte, quando c'è qualcosa che non va intervengono, multano, sanzionano e quindi c'è chi controlla. Sì. Per quanto riguarda i programmi, ora io non voglio fare assolutamente liste di proscrizione, mi va benissimo che rimangano tutti quelli che ci sono nella RAI, ma vado a vedere quanti sono i conduttori di sinistra e quanti sono i conduttori non di sinistra, il rapporto è tipo di 8-1, c'è una prevalenza fortissima, va bene così, tanto alla fine il voto si orienta prescindendo da quel fatto, ma se la sinistra negasse ciò direbbe un fatto falso, non mi va di fare nomi e cognomi, ma vuole prendere il programma, è un giornale qualunque con i programmi televisivi, metta una crocetta a destra, a sinistra, accanto ai vari nomi, poi vedrà il risultato del mosaico e della ricerca, dopodiché va bene così, viva l'Italia. Senta, avete nominato un professionista bravo e stimato da tutti, destra e da sinistra, come Mauro Mazza. Certo, Mauro Mazza è alla Rai 1, Mauro Mazza è una, non lei, insomma, l'ha nominato Masi, il consiglio di amministrazione della Rai. Grazie, Mazza è un esempio di professionista super partes, cioè non mi sembra uno
Certo, guardi, Massa è stato vice direttore per molti anni del TG1, dirige il TG2, ha diretto il TG2 dal 2002 al 2009, mi pare che sia un uomo, come dire, sperimentato e, a parte qualche pretestuosa critica, non ha mai raccolto attacchi e insulti, quindi credo che la sua maturazione da professionista autorevole sia avvenuta sotto gli occhi di tutti, nella televisione pubblica. Io lo conosco da decenni perché da giovane abbiamo anche lavorato insieme, ma Mauro poi ha sposato il giornalismo a tempo pieno, non si è mai iscritto a nessun partito, non si è mai candidato in serio, quindi io credo che saranno i fatti sempre a metterne in evidenza le qualità. Quando farete le nuove nomine? Quando faranno le nuove nomine? Le nuove nomine io credo che faranno quando riteranno opportuno farle, tenga conto che vanno fatte perché il TG2 oggi ha un reggente pro tempore. Esatto. Certo. Quindi, voglio dire, ci sono delle situazioni, come dire, Marano è diventato vice direttore generale, era direttore di Rai 2, quindi sono degli atti dovuti, la sinistra strepiterà, ma credo che Masi e il Consiglio doverosamente, come hanno nominato il direttore del TG1 perché si era dimesso per andare al Sole 24 Ore, Gianni Riotta, e colgo l'occasione per dire che ha ragione Berlusconi, giorni fa un ex parlamentare della sinistra italiana che scrive sui giornali inglesi ha detto che Berlusconi ha messo Riotta al Corriere della Sera. Non sanno manco nella loro malafede sui giornali esteri dove scrivono da attivisti comunisti quali sono, perché non è stato parlamentare della sinistra, né è, come dire, è portatore pieno di diritti di farlo, però basta poi sapere, insomma, uno dovrebbe mettere l'asterisco sotto, come si dice sui giornali, già esponente in Parlamento della sinistra italiana. Riotta, dicevo, è andato tra 24 ore e non ce l'ha certo messo bene e hanno nominato ingegneri. Ora al TG2 ma ha lasciato, c'è un paziente funzione a Rai 2, ma là non è stata nominata presidenza. Senta, la stampa la Rai dovrebbe fare queste nomine prima possibile, ma la scelta è un dovere loro.